sicuramente non tanto rispetto all'autonomia differenziata, perché, ma questa è una mia personale considerazione, non credo che si procederà rispetto alla scuola, ma il comma della finanziaria che invece incide sul dimensionamento, quello già è legge dello Stato e fa molto più paura, almeno a me ha fatto molta più paura, perché mentre rispetto all'autonomia differenziata comunque se ne parla, le persone sanno più o meno cosa sta succedendo, questo comma della finanziaria è passato tranquillamente rispetto ad una indifferenza generale. Per questo con il presidente De Luca abbiamo deciso di impugnarlo, ci hanno seguiti Toscana, Emilia Romagna, Puglia, ho parlato con gli assessori della Calabria e della Basilicata, perché secondo me non deve essere, come dire, una questione di centro, di regioni di centrosinistra contro il governo, ma questione meridionale, perché le regioni che sono più tartassate, che subiranno i maggiori tagli, sono proprio le regioni meridionali. Per cui noi cercheremo veramente di fare una difesa ad oltranza, perché le persone non si rendono conto di quali possano essere le ricadute, ma ci saranno importanti tagli e soprattutto nelle zone interne si rischia davvero di perdere presidi, perché si perderanno plessi. Gli atti e i decreti legge dicono cose diverse, soprattutto nelle aree interne il rischio vero è che tra le nostre piccole dimensioni, i problemi ordinari di dimensionamento scolastico, in combinato disposto con l'autonomia differenziata dal punto di vista della scuola e quindi dal punto di vista del cuore della società, di ogni centro e di ogni paese, diamo una mazzata enorme, soprattutto irreversibile. E quindi è chiaro che occorre una fortissima mobilitazione, occorre una fortissima chiarezza, occorre soprattutto stabilire in maniera chiara i soldi e le risorse a disposizione. L'autonomia differenziata sta andando in un senso, forse la Lega corre in un determinato senso, le elezioni in Lombardia hanno visto però primeggiare anche in Lombardia Fratelli d'Italia, può essere una diminuzio per quel disegno di autonomia differenziata scellerato nei confronti del Sud? Potrebbe anche essere, ma noi dobbiamo stare ai fatti, voglio dire, chi fa leggi, chi fa l'amministratore deve stare ai fatti e deve immaginare rispetto alle proposte che sono in campo quelli che sono gli scenari futuri. E questo proposto dalla destra è uno scenario assolutamente che fa rabbrividire. Non occorrono smentite, occorrono emendamenti, occorre ristabilire equità, occorre di nuovo operare leggi come la nostra Costituzione dice. Se l'Italia è una, l'Italia è una. E allora su settori strategici come la scuola, come la salute e la sanità, un riparto equo delle risorse deve esserci. Sicuramente la spesa storica non è un criterio più attuale, ad esempio per quanto riguarda la sanità, e il Covid lo ha dimostrato. Ecco, credo che oggi debba essere fatta soprattutto una battaglia di giustizia sociale, al di là del colore politico, al di là di chi deve dare tranquillità. Noi non dobbiamo dare tranquillità, dobbiamo lavorare per offrire uno scenario certo a chi ancora vive nelle nostre terre, nelle nostre aree, e soprattutto offrire qualche prospettiva. Se siamo bravi dobbiamo offrire delle prospettive, non dobbiamo chiudere le scuole, dobbiamo potenziare il dopo scuola, dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo fatto in questi 7 anni come Regione Campania, finanziando e adeguando tantissimi istituti scolastici. Oggi credo, e lo vedremo con i sindaci, ma non c'è molto probabilmente un solo paese, un solo istituto scolastico che in 7 anni non è stato beneficiato da un finanziamento, anche cofinanziato, soprattutto cofinanziato dalla Regione Campania, che ha riguardato l'adeguamento sismico, ha riguardato l'adeguamento energetico delle strutture. Poi abbiamo tutta la parte della didattica e su quello dobbiamo sicuramente adeguarci a parametri più europei.